È una presenza costante, anche se devo dire non visibile a tutti quanti. Hanno delle qualità di mimetizzazione affinate da millenni di esperienza che non sono facilmente individuabili a chi si approccia all'ambiente di montagna con diciamo così, il punto di vista di un escursionista. Per poterli avvicinare è necessario muoversi sul territorio come praticamente come un predatore. Bisogna essere attenti a ogni cosa, bisogna frapporre ogni ostacolo fra sé e l'animale, bisogna stare attenti a tutto, al rotolio di una pietra, a un ramoscello che si spezza, oppure una qualsiasi cosa, perché loro hanno una visione un pochino limitata per quanto riguarda un oggetto immobile, ma quando ci si muove è facilissimo essere individuati, questo specialmente negli ungulati d'Italia come i camosci, come gli stambecchi e quant'altro. È un altro mondo, è una cosa impagabile che non richiede pazienza, richiede tempo, perché per avere una conoscenza del territorio che permetta di sapere dove trovarli, quando trovarli, il perché loro si trovano lì e non da un'altra parte, richiede anche più di 10 anni di esperienza.